questi ragazzi non avrebbero mai potuto fare sport motoristico, perché è uno sport molto costoso. Passare da correre in strada e andare a correre con le tute, caschi, con le licenze dovute in pista, significa obiettivo raggiunto, il sogno si è realizzato. Ci sono sempre più incidenti stradali perché questi ragazzi corrono e anch'io sono un ragazzo. Cerchiamo di strappare fuori questi ragazzi dalla strada per poi metterli in pista in totale sicurezza. Questi ragazzi gli piace la meccanica, sì, gli piace tantissimo, però non riescono a sfogare bene i loro istinti. Parlo degli istinti di correre per le strade, perché ai ragazzi piace molto le moto da corsa, fare la marmitta più bella, fare il motorino colorato. Hanno procurato dei motorini che erano in disuso ormai, parliamo di motorini che erano praticamente semidistrutti. E i ragazzi li abbiamo portati questi motorini e ho detto: ma cosa dobbiamo fare con questi motorini? Sicurezza stradale prima di tutto, riciclare i materiali, perché di fatto hanno ricostruito queste moto che ormai erano in disuso. Inoltre la cosa bella è quello dell'agonismo sportivo in sicurezza, perché vanno di moda, e non deve essere così, le gare in strada. Noi abbiamo detto: non andate più in strada, andiamo in pista a divertirci. Ci sono sempre più incidenti stradali perché questi ragazzi corrono e anch'io sono un ragazzo. Ma da quando vado in pista ho capito cosa significa la velocità. Una persona che prova ad acquisire una velocità eccessiva sulla strada comincia a diventare pericoloso per sé e per gli altri. Cerchiamo di strappare fuori questi ragazzi dalla strada per poi metterli in pista e quindi in totale sicurezza. Ma per arrivare in pista c'è un duro lavoro. Questo duro lavoro significa, trasformato, è stare in laboratorio e lavorare. Significa non stare in strada a fare chissà che, a fare altre cose. Stare in laboratorio, siamo stati ben 12 mesi, proprio un anno intero, un anno solo in teoria e un anno proprio praticamente a costruire 8 moto. Oggi queste 8 moto vanno in pista con i ragazzi a divertirsi. Ma hanno fatto tutto i ragazzi di primo e di secondo anno. Parliamo di ragazzi giovanissimi, piccoli. Io a volte dico: siete ancora piccoli. La cosa importante è fargli capire l'agonismo, che non deve essere il nemico, perché l'altro, il pilota di una moto è compagno dell'altro pilota dell'altra moto, non sono rivali, si stanno divertendo. Agonismo sportivo. Secondo valore che vogliamo trasmettere ai ragazzi: il lavoro, il sacrificio per poi arrivare a un obiettivo. Terzo, che le cose si possono fare. Sognare è lecito, perché loro mai sarebbero potuti entrare in pista. Questi ragazzi non avrebbero mai potuto fare sport motoristico, perché è uno sport molto costoso, ma soprattutto con la passione dei ragazzi il sogno diventa realtà. Passare da correre in strada e andare a correre con le tute, caschi, con le licenze dovute in pista significa obiettivo raggiunto, il sogno si è realizzato.